Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo della modellazione solida dell'oggetto che vedete in figura. È un disegno che è contenuto nell'eserciziario del corso e quindi può essere anche molto utile agli studenti del corso che io tengo. Allora, cominciamo a analizzare l'oggetto e vedete che qui c'è un diametro, quindi il corpo, questo corpo qui è cilindrico, poi ha diverse lavorazioni, qui chiaramente c'è una sfaccettatura con un foro passante, questo qui, e di qua invece c'è qualcosa di più complesso, ce ne occuperemo in seguito. Allora qui l'approccio che segue è sempre lo stesso, quello anche degli altri esercizi, e quindi creo una nuova parte per poter modellare l'oggetto. Allora, nuovo. Un attimo che sposto la finestra di qua, allora uso i miei prototipi e questo sarà in millimetri se non ricordo male. Allora chiudiamo un attimo per andare a vedere l'oggetto se è in millimetri. Direi di sì dalle misure e dal formato del foglio, che è una 4 ovviamente. Le misure sono in millimetri anche data la scala. Allora torniamo di qua, inizio. Nuovo file di parte in millimetri, eccolo qua. E poi, già che ci sono, costruisco, apro anche un nuovo disegno, perché il giochino è sempre lo stesso: nel file di parte ricostruisco l'oggetto e contemporaneamente in un nuovo disegno con queste stesse due viste. Quindi con queste stesse due viste vado a controllare che quello che sto facendo nel file di parte sia corretto e alla fine chiaramente deve coincidere le proiezioni ortogonali di queste due viste dell'oggetto che creo devono coincidere con queste qua che sono l'oggetto modello. Allora faccio anche la creazione del nuovo file disegno in millimetri ISO, il metodo, lo rischio europeo, casomai chiudo. Vediamo se era il metodo europeo, perfetto, era il metodo americano, quindi disegno 1, chiudiamo, inizio, nuovo, ISO millimetri americano, eccolo qua, adesso ci siamo, ok, e organizziamo lo schermo, quindi lo divido verticalmente. Poi questo disegno qui lo sposto in questa stessa finestra a tagliarlo orizzontalmente, per cui qui c'ho quello che devo costruire, qui c'ho quello che man mano sto costruendo, qui costruisco. Allora partiamo subito con un cilindro di cui manca la lunghezza complessiva perché qui non c'è indicata. Benissimo, non c'è problema, andiamo qui. Andiamo in annotazione e aggiungiamolo. Quota. Questo mi fa capire che devo andare a cambiare anche il testo dell'eserciziario. Allora, qui c'è poco spazio. Adesso l'arrangiamo qui. 55. Spostiamo questo. Diametro 10 in maniera che non vada a sovrapporsi. Perfetto. E già che ci sono, beh, direi che non c'è necessità. Controlliamo un attimo se ci sono tutte le lunghezze, perché questo è dato 20, questo 10 e 10 ci sono, il complessivo c'è, il diametro c'è, adesso veramente posso partire. Quindi nel piano YZ apriamo un nuovo schizzo, costruiamo un cerchio del diametro di 30. Ok, andiamo a posizionare, a vincolare correttamente in maniera da non lasciargli i gradi di libertà nel punto centrale. Concludi schizzo e questo lo estrudiamo per 55 mm estrusione. E possiamo fare un'estrusione in un sol senso, quindi va bene così come ce l'ha suggerita lui. Attenzione perché adesso mi farebbe perfetto, così mi fa un solido 55 e usiamo quel verso lì per l'estrusione, nessuna rastremazione, diamo l'ok.
Adesso andiamo a fare queste due lavorazioni. Per 20 mm devo togliere, anche qui, ah no, la quota c'è, devo togliere un 5 mm, devo scassare lateralmente 5 mm. Allora, te la facciamo su questa faccia, quindi costruiamo su un piano parallelo a questo piano qui. Che si trova a distanza di 30, 15 meno 5, distanza 10. Allora, questo lo lascio acceso, lo costruiamo nel senso delle Y negative, poi la lavorazione dall'altro lato la specchieremo. Piano parallelo a un piano e passante per un punto, no, offset dal piano, da questo piano qui. E l'offset lo facciamo di meno, guardate la freccia, di meno 10, perché abbiamo detto che costruiamo di qua nel verso delle Y negative. Adesso su questo nuovo piano spegniamo questo piano di riferimento. Su questo nuovo piano andiamo a fare uno schizzo ed è uno schizzo di 5 per 20, quindi facciamo un rettangolo. Sarà la profondità, eh? Un rettangolo lungo 20, F7 non così, così, perfetto, andiamo a allineare questo con lo spigolo, proiettare lo spigolo di taglio, eccolo qua, lo allineiamo. Poi andiamo, questo già c'è, quindi perpendicolare, una direzione già c'è, perpendicolare, perpendicolare, perpendicolare. E poi gli diciamo che è lungo 20, che ok, due quote necessarie. Ci manca la distanza dall'asse e allora l'altezza e poi la metà di qua è uguale alla metà di là. Mettiamo direttamente le due quote che però possono, allora possiamo cavarcela così. Questa qui c'è, quindi allineiamo questo con questo e allineiamo questo con questo. Lo schizzo è finito, è completamente vincolato, concludi schizzo. A questo punto facciamo un'estrusione di questa superficie che abbiamo appena creato, così a tagliare nell'altro verso, non c'è bisogno di specificare dimensioni, va bene quello che si è preso, comunque è abbondante, ma tanto è a sottrarre materiale, e abbiamo fatto questa sfaccettatura. Adesso per vedere che tutto sia corretto, qui nel nostro disegno, nella nostra tavola di disegno che abbiamo preparato, andiamo a fare queste stesse due viste. Allora, partiamo da questa base, necessario salvare il documento, vediamo se riesco a farvelo vedere a nulla. Allora, base, lui mi dà il messaggio, in effetti io questo parte 1 non l'ho ancora salvato, quindi a nulla, a nulla. Salviamolo, fai salva con nome. Part 2 2024 0224 filmato. Tratto 000, salva. Perfetto, adesso andiamo di qua e facciamo la nostra prima proiezione. Allora, direi che è quello che ci serve, lo mettiamo. Cambiamo la scala, mettiamo la stessa scala che è 3,2, 3, 1,5 di ingrandimento. Lo spostiamo di qua e andiamo a proiettata qui. Ok, crea. Beh, direi che l'inizio coincide abbastanza, qui possiamo mettere questa prima quota.
annotazione quota, e eccolo qua, 5, perfetto. Possiamo anche, solito giochino, eliminare gli zeri in coda, zeri non significativi. Tutte le finestre si aprono nell'altro schermo, è una goduria doverle trasportare, via, salva e chiudi. Questo è diventato 5. Adesso io non metto, posso anche mettere per controllo la quota di lunghezza dello scasso, però da qui in mezzo un po' impiccia dopo. Casomai poi, siccome la lavorazione va anche da questo lato, poi la togliamo, la mettiamo di qua. 5,20, 5,20 esattamente la stessa cosa. Benissimo, questo ci dice che possiamo andare tranquillamente avanti. Andiamo di qua, possiamo anche questo incominciare già a salvarlo. Sono tornato in questa finestra, fai salva con nome. Parte 2 2024, ta ta ta, filmato. Tratto 000, perfetto. Adesso torniamo nel nostro file di parte, sta salvando, lasciamolo finire. Torniamo nel nostro file di parte, spegniamo questo piano di lavoro e facciamo il mirror rispetto a questo piano di riferimento, che adesso vi riaccendo, facciamo il mirror di questa lavorazione. Allora, mirror. Lavorazione, estrusione 2, piano di riflessione, questo. Ok, qui, se tocchiamo qui dovremmo avere l'aggiornamento in tempo reale e direi che fino a qui tutto coincide. Spegniamo, torniamo nel nostro file di parte, spegniamo il piano di simmetria e costruiamo questo foro passante. Allora, andiamo a fare uno schizzo su questa superficie. Cerchio del diametro di 10, quindi quota 10, poi andiamo a posizionarlo 10 di 20, quindi è in mezzeria, e qui sta sull'asse, quindi è in mezzeria sia orizzontale che verticale. Allora, quotiamo questa distanza 10, e possiamo fare in modo che stia sull'asse in mezzeria, eccolo qua, allinearlo in mezzeria, vincolo orizzontale, questo punto medio. Perfetto, concludi schizzo, estrudi a tagliare tutto. Ok, andiamo a aggiornare la nostra proiezione e vedete che sia sulla vista in alto, non dico dall'alto o principale, sia sulla vista in alto, che mi sembra sia la principale perché è quella che abbiamo proiettato, sia sulla vista dal basso, diciamo questa parte del corpo, la parte a sinistra del corpo, coincidono. Adesso c'è rimasto da fare questa parte qua. Allora, io direi che su questo piano facciamo questo scasso, sul piano di mezzeria. Allora, facciamo così, sul piano di mezzeria XY. Rendiamolo visibile, facciamo esattamente questo scasso qui, uno scasso 10, 10, 5, 10, 5. Allora, avvia schizzo, su questo piano tagliamo in maniera da vedere e costruiamo la nostra figura. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, chiuso. Allora, forse faccio meglio fare anche un'altra riga, facciamola. Ok, facciamo coincidere allineiamo
devo proiettare gli spigoli, allineiamo questa con lo spigolo, poi perpendicolare, una serie di perpendicolari per definire la forma. Perfetto, adesso passiamo ESC alle quote. Allora, questo è 10 ed è posizionato in mezzeria, quindi dovremo poi pensare, quindi questo è 10 e poi dovremo far coincidere il suo punto medio con questo punto medio della proiezione. E qui ci siamo. Poi, qui ci sono da 10, quindi questo è da 10 e questo in basso è esattamente uguale. Poi qui ci sono degli scassi da 5 ovviamente facciamo che questo in basso sia uguale a questo e poi c'è l'ultimo profondo 10, dovrebbe esserci solo una quota necessaria, esatto, che adesso diventano blu scuri tutti quanti. 10, concludi schizzo, inquadriamo ed estrudiamo. Estrudiamo questo schizzo in tutte e due le direzioni, completo tutte le facce. Dovrebbe essere giusto a tagliare, non ad aggiungere. Diamo l'ok e vediamo cosa succede nella nostra proiezione, se ci abbiamo preso oppure no. Direi che il pezzo è finito perché vedete le due viste coincidono. La parte di sinistra l'avevamo già controllata, ma anche nella parte di destra coincidono perfettamente. Ultima cosa da fare, qui inquadriamo e salviamo, spegniamo il piano. Ultima cosa da fare, mettiamo a posto, scusate, mettiamo a posto questo, imposta vista corrente, adatta alla vista, ok. Ultima cosa da fare è quotare la proiezione che abbiamo, perché questo lo salviamo ovviamente, e quotiamo questa per verificare che non solo la geometria, ma anche tutto il resto sia perfettamente uguale alla quella che era la tesi del problema. Allora andiamo qui e andiamo prima di tutto in annotazione, prima di tutto mettiamo gli assi. Allora, un bel che qui sopra l'ho scordato, qui lo mettiamo 1 2, partiamo da quello. Poi mettiamo anche l'asse orizzontale che ovviamente andremo a prolungare. Ok, e poi mettiamo questo asse qui e sopra gli assi sono a posto. Sotto 1, 2 e poi c'è l'asse orizzontale che mettiamo fra questi pezzi e poi al solito lo prendiamo e lo allunghiamo. Quote 20x5 l'abbiamo già messo, mettiamo qui tutte queste quote. Quindi quota 10, 10, 10, 5, questa distanza 10 e quest'ultimo dentino 5, 5, 10, 5 è a posto. Le quote sulla vista, se fatta questa la principale, sulla vista dal basso, sono metodo americano, mi raccomando. Spostiamo leggermente, mettiamo la quota globale. Mettiamo la quota di posizione, allora il diametro. Diametro 30, l'ha già preso da solo, il diametro del foro passante,
diametro 10 e da ultimo la lunghezza globale da qui a qui che è di 55. Quindi anche le quote 1, 2, 3, 4 sulla vista principale sono state messe, sulla vista dal basso ci sono, combacia tutto, un bel inquadratura, fai salva. Salva. E anche questo esercizio è terminato. Come al solito, buon lavoro, iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto l'esercizio, mettete un bel like. Al prossimo filmato.